Un problema, diciamo, estemporaneo. La macchina ogni tanto mi si spegne, l'automezzo cessa di funzionare improvvisamente. Non è un problema elettrico perché tutto rimane acceso, non si accendono spie, si è accesa una volta la spia dell'iniettore, ma io non penso che sia l'iniettore, penso che sia un mancato afflusso di carburante. E come prima cosa cambiamo il filtro. Perché? Perché è relativamente semplice. Vedete, sta qui dentro, si svita questo. Ho fatto spazio spostando questi cavi, poi svitiamo questi, facciamo andare benzina dappertutto, creiamo una scintilla e andiamo a fuoco. E già volano le prime bestemmie, perché ovviamente il bussolotto qua non ci entra. O meglio, sì, ci può entrare, ma con fastidio. Quindi vediamo, perché questo è lungo, vediamo se riesco a risolvere con una chiavettina inglese cinese. Una chiave cinese, non una chiave inglese. Ah, sempre complicazioni, mai una cosa semplice. Con una mano, è impossibile. Ecco, ci sono riuscito. Bene, questo si svita, diciamo, in modo semplice. E ovviamente ci vuole la chiave. Fatemelo irrorare di WD-40, irrorare. Ovviamente altra bestemmia, non ho il WD-40, quindi astina dell'olio e goccia d'olio. Sulla vite, e ogni tanto si fa, magari gli diamo anche una controllatina. Livello sopra il massimo. Non ha perso una goccia d'olio da mesi. Mesi. Vediamo. No, evidentemente Cristo non vuole. Cristo mi impedisce la vita. Lui vuole per forza la violenza. Cristo incita alla violenza. E vabbè, se vuoi la violenza. Ed ecco che un lavoro che doveva essere semplice diventa un fastidio. Diventa il fastidio di vivere. Ecco, forse ora un po' si sta sbloccando. E come possiamo vedere, l'interno del filtro ha assunto il colore dello sterco di morto. E questo è un filtro nuovo, potete effettivamente verificare la differenza. È un filtro di quelli economici. Allora, qui dice in e qui dice out. Out in, quindi va messo così, quindi era messo giusto, quindi ora svitiamo, facciamo andare benzina ovunque, respiriamo, sniffiamo la benzina e poi rimontiamo il filtro nuovo. Vado a prendere il treppiede, ovviamente il treppiede l'ho dimenticato, maledetto. Beh, vediamo se non cade e prendiamo un cacciavite di adeguate dimensioni con cui esercitare una violenza inaudita. Anzi no, prendiamo il bussolotto, che è più meglio. Allora, direi che questo a occhio potrebbe essere un 8. Vediamo, 8 mm. No, ovviamente. Proviamoli tutti, 7 mm. Esatto, è una misura cosiddetta del cazzo. Bussolotto con misura del cazzo, apriamo questo. Anzi, apriamo... dunque, potrebbe andare di qua. Ok, il bussolotto è un po'... un po' overkill. Forse è meglio prendere il cacciavite. Il cacciavite. Il cacciavite che da qua... non vuole uscire, maledetto.
Ok. Cacciavite. Già mi fa male la schiena. E ovviamente il cacciavite. Ah no, ecco, ci va. C'è anche il taglio. Vediamo quanto ci metto a perdere il bit del cacciavite dentro e farlo finire nel cambio. A questo punto, con una discreta violenza, ah no, è uscito abbastanza facilmente e si è pure rotto e marcito. Guardate che schifo questa roba, questa plastica è molle. Ora, come faccio a non buttare benzina, ma soprattutto come faccio a togliere questo pezzo di plastica qua dentro? Molto interessante. Ma questa plastica è marcia, io non voglio tagliarla. Va bene, devo prendere un cacciavitino, anzi no, posso usare questo. Vediamo se con questo, come vedete, non è mai facile fare niente. Non è mai facile fare niente. Allora, vediamo. Devo forse tritarlo con la pinza? Prima? Allora, tritiamo questa cazzata con la pinza. Ora vediamo se esce. E non esce. E non esce neanche per il cazzo. Maledetto. Con le buone maniere si ottiene sempre tutto. Quindi ora noi taglieremo questo cazzo di tubo, facendoci ovviamente male. Vediamo. Riesco a tagliare qua. Ovviamente c'è quel cazzo di plastica in mezzo ai coglioni. Ecco, mi stavo già segando un dito in diretta. Ecco fatto, eccolo qua. Questo coso è... si è ridotto a uno schifo. Va bene. Adesso che abbiamo accorciato il tubo, avremo sicuramente una montagna di problemi. Che questo sicuro non si allunga. Va bene. E ci mettiamo il filtro, così perlomeno da qua non perdiamo benzina. Il filtro è entrato bene. E poi lo stringerò qua. Mi sa che l'errore è stato stringerlo... No, non credo fosse stretto qui. No, era stretto più sopra. Va bene. Ora, questo filtro è pieno di benzina, ma io come faccio a recuperarla? Intanto devo svitare questo stronzo, perché non vuole uscire. Stronzo. Ecco, stronzo di merda. Va bene. Ora giriamo e pulliamo. Ecco, questo è uscito e c'ho benzina dappertutto. Cazzo. Ho un filtro pieno di benzina. Se potessi ficcarla qua dentro... Non funziona, non funziona. Non funziona. Sta andando benzina dappertutto. Non funziona. Va bene, sapete che vi dico? Mi lavo le mani. Ecco fatto. Lavarsi le mani con la benzina. Ah. Vedete che bel colore? Io non so se questo fosse tappato, vediamo. Oddio, ho spruzzato benzina sul telefono. Però non è che fosse il massimo, ecco. Ok, il tubo qua è in buone condizioni, però adesso io, mentre che ci sono, lo faccio passare sopra questi cavi, in modo che il tubo sia un po' più libero, e glielo ficco. Ecco fatto. E però mi sa che mi conviene, scommettiamo che ora spacco il filtro.
Porco. Mi conviene tagliare questa parte perché non stringe bene. E quindi accorciamo anche di qua. Ecco, lo accorcio proprio al limite. Ecco fatto. Ho accorciato questo pezzo. Era un po', come vedete, si stava rompendo. Questi tubi sembrano un po' una merda. Ora glielo ficco. Perfetto. A questo punto posso avvitare. E voi vi starete chiedendo, ma perché hai fatto questo video? Perché? Ma io vi chiedo, ma perché lo state guardando? Cioè, cosa c'è da guardare? Su. Su un video così idiota, con uno scemo come me che cambia un filtro della benzina sulla Panda. Beh, magari qualcuno non sa come si fa. Va bene, ci può stare. Magari qualcuno dice, sì, è un lavoro da 5 minuti, ma come vedete, tra un cazzo e l'altro, sono qui da mezz'ora. Perché prima mi manca una chiave, poi mi manca la vite, poi mi si rompe il cazzo e devo andare da un'altra parte. Poi c'è il pezzettino che rimane incastrato e lo devi togliere, quindi ti serve un'altra cosa. Quindi vai a prendere il taglierino. Non si finisce mai. Quello che sembra un lavoro semplice diventa un inferno, un olocausto. E io lo dico sempre, la mia frase preferita è, il mio motto preferito è, le cose più semplici, le complicazioni più bestiali. Adesso entro in auto e accendo il quadro e dovremo vedere la benzina floware qui. Cosa che faccio immantinente. Eccola! Mi pare che stia perdendo. Non ho perdite, ma ho sentito un rumore strano di dietro, sulla pompa della benzina. Come un gorgoglio. Può darsi che sia l'aria. Ora io lo rimetto giù. E lo rimetto nella sua sede, dai. Così. Nella sua sede avevo messo della spugna, perché il filtro originale era grande, era grosso. Ecco, questo glielo ficco lì, poi questo glielo ficco così, ovviamente non ci arriva, perché il tubo è corto, vedi? Ecco perché. Perché adesso questo tubo è accorciato di quel mezzo centimetro che mi impediva di bestemmiare. Beh, così va bene, dai. Ci metto la gomma, qui c'è la spugna. Qui c'è la gomma, io lo stringo così, sapete che vi dico, vaffanculo. Va bene, direi che questo filtro non va da nessuna parte. Io qua stringo. Ok, quindi questo, no, questo tubo no, questo tirante posso rimettere qui. Ho dimenticato di passare in alto questo cavo, ma a questo punto vaffanculo. Questo
dovrebbe stare qui, perfetto. Questo non si capisce dove andava. E il tubo Benzing era agganciato qua, ecco qua. E mettiamo anche questa clip. Questo è così, qua c'è un tubo così, qui ci sono cose e qua ci sono degli oggetti. Bene. Mal di schiena pazzesco, infatti mi sono seduto sulla ruota. Ruota. Proverei ad accendere quasi quasi, facendo piovere tutto in macchina. Direi che adesso ci proviamo, così com'è, vediamo cosa casca e dove casca. Quindi entriamo nel veicolo e proviamo l'accensione. Accensione! Questa cinghia maledetta! La cinghia l'ho cambiata, ma mi fa sempre questo fischio dannato. E a quanto pare è ben tesa. Va bene, funziona. Ottimo, in questo video avete quindi imparato come perdere tempo facendo i lavori a cazzo, come lavarvi le mani con la benzina, e come ultima cosa, come cambiare il filtro della benzina. Potete vedere che era ridotto abbastanza male. Secondo me non ho risolto il problema dei vuoti, dello spegnimento del motore. Però chissà, vedremo.